Molti sottovalutano le fiabe, racconti popolari che in origine avevano lo scopo di intrattenere ed educare un pubblico più ampio rispetto a quello infantile. Macabre, grottesche e assurde, sono state censurate durante i secoli, proteggendo le orecchie delicate dei bambini dagli orrori della vita. Ma non tutte finirono vittime della censura. Alcune sopravvissero, come ad esempio Barba Blu. In questa nuova stagione di The Dark Fairy Tales analizzeremo Pelle d'Asino, una delle fiabe di Perrault ad avere un tema considerato tabù nella nostra società: l'incesto. Esatto, non ascoltate Fiabe Sonore, dove il cantafiabe dice che il re si innamorò della cognata, nella versione originale si innamorò della sua stessa figlia, in quanto unica degna ai suoi occhi. Già, allegria, miei ascoltatori, iniziamo già con una tematica molto scottante. La fiaba ha avuto diverse versioni, pelle d'asino, d'ogni pelo, pelle di cervo, pelle d'orso, e più ne ha più ne metta, ma tutte avevano la stessa tematica. La storia presenta inoltre delle similitudini con Cenerentola, la cui analisi la troverete tra le schede del video in alto. Per quanto riguarda Pelle d'Asino, dovrà vivere come un'umile serva, subendo ingiustizie di ogni sorta, per poi riscattarsi alla fine. Pelle d'Asino può essere analizzata da due punti di vista, quello psicologico, con il superamento del complesso di Elettra, e quello del trauma degli abusi sessuali. Nel primo caso il complesso di Elettra è l'opposto di quello di Edipo, la bambina si innamora del padre e lo vuole per sé, entrando in competizione con la madre. Questo lo vediamo chiaramente con la selezione della nuova consorte da parte del re. Solo colei che potrà superare in bellezza la deceduta moglie potrà diventare la sua nuova regina. E nessuna donna potrà superare il ricordo della sua sposa, tranne la sua stessa figlia. La principessa inventerà diverse prove per ostacolare il padre, per poi fuggire da esso. Insomma, la figlia prende consapevolezza che quel desiderio è sbagliato e sceglie altrove il proprio partner. Nel secondo caso, la storia può essere vista come il superamento del trauma da parte di una persona che ha subito abusi sessuali incestuosi in famiglia. Il padre nella fiaba, inoltre, pare così disperato da considerare solo la figlia la degna erede dell'amore che provava per la madre. La figlia fugge dal padre, travestendosi, coprendo il segno della sua vergogna. Solo l'amore verso il principe potrà liberarla da un passato di sofferenza. Insomma, Pelle d'Asino è una fiaba che piacerebbe tanto a Freud. Parlando di retelling, possiamo citare Deerskin di Robin McKinley, mai pubblicato in Italia, oppure la principessa appare come personaggio nel videogioco The Wolf Among Us, che consiglio caldamente. Non avete mai sentito parlare della fiaba? Come? Rimediamo subito. Bambini e bambine troppo cresciuti, sedetevi comodi e ascoltate la grottesca storia di Pelle d'Asino.